Gli ho detto che trasmetto da Bari, gli ho detto con che forza di segnale arriva, gli ho detto che mi chiamo Salvatore. Per celebrare i 150 anni dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, il genio italiano che ha cambiato il mondo con la sua rivoluzionaria scoperta delle comunicazioni radio, sul lungomare Starita di Bari, laddove sorgerà il Museo della Radio, il Faro di San Cataldo diventa location di una giornata di iniziative legate all'inventore premio Nobel per la fisica con il 36esimo Marconi Day. Proprio di qui, nel 1904, Marconi effettuò una dimostrazione significativa dai terreni intorno al faro, stabilendo il primo collegamento radio commerciale internazionale tra Bari e Antibari. Le sue innovazioni hanno gettato le basi per l'odierna era delle comunicazioni e hanno influenzato innumerevoli aspetti della vita moderna. L'appuntamento è servito anche a lanciare la nuova iniziativa dell'Associazione Barese dei Radioamatori, ovvero il primo corso di preparazione all'esame per diventare proprio radioamatori. Giornata internazionale del Marconi Day che coincide con il 150esimo anniversario di Guglielmo Marconi, celebrato in tutto il mondo e nella città di Bari con un'identità culturale ben precisa che nasce nei primi del Novecento quando ci fu il primissimo collegamento con Antibari da Bari. Bari dimostrava anche tramite le onde radio di essere un ponte verso l'Oriente, di unire tramite le onde radio blocchi politici e culturali assolutamente contrapposti.